Benvenuti ad un nuovo appuntamento del commento del Vangelo della Domenica. Siamo nella terza domenica di Quaresima e questa settimana la liturgia ci fa riflettere sul Vangelo di San Giovanni. Lo ascoltiamo, siamo al capitolo secondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e i cambiavalute seduti al banco. Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori nel Tempio, con le pecore e i buoi. Gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. E ai venditori di colombe disse: «Portate via queste cose e non fate la casa del Padre mio un luogo di mercato». I discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la tua casa mi divora». Allora i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Mentre egli era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che faceva, credettero al suo nome. Gesù però non si confidava con loro, perché conosceva tutti. Non aveva bisogno che qualcuno gli desse testimonianza su un altro. Egli infatti sapeva quello che c'è in ogni uomo. Siamo in questa terza tappa del nostro cammino quaresimale e diventa sempre più significativa la parola che la liturgia ci propone perché possiamo vivere in pienezza questo tempo di grazia e di conversione che è la Quaresima. All'apparenza, quando ascoltiamo questa pagina del Vangelo, sembra che quell'uomo mite e premuroso che è Gesù, che si china sulle difficoltà, sulle povertà di ogni uomo, abbia lasciato il posto ad un'esperienza di ira, di rabbia, perché entrando nel Tempio sta lì a cacciare tutti quanti fuori. Invece la liturgia, volendoci proporre questa pagina del Vangelo in questa domenica, pone l'attenzione più che su questo gesto scandaloso che Gesù compie, su quelle che sono le conseguenze del gesto che Gesù fa. Siamo proprio successivamente alla pagina delle nozze di Cana, quando Gesù aveva trasformato l'acqua in vino. Era lo sposalizio dello sposo che porta la sua vita nuova ad una umanità che è bisognosa di gioia, di festa. E la Pasqua, la prima Pasqua che Gesù celebra insieme con i suoi discepoli a Gerusalemme, diventa l'occasione per manifestare fino in fondo che cosa significa vivere questo sposalizio di gioia e di grazia. Cioè, egli mostra a quanti vogliono credere in lui che il Dio che egli è venuto a manifestarci è un Dio diverso da quello che era entrato nel cuore dei giudei. Ecco perché egli fa spazio, e lo fa anche con forza e con tanta difficoltà rispetto a quella che è l'accoglienza di quelli che gli stanno di fronte. Gesù aveva iniziato il suo ministero pubblico, dicevo, proprio attraverso l'esperienza di queste nozze di Cana. E passando subito a Gerusalemme, la prima Pasqua, secondo il Vangelo di Giovanni, che egli vive a Gerusalemme, lo fa entrando nel Tempio sotto una nuova veste.
la veste di colui che toglie ogni separazione tra il dentro e il fuori, ma soprattutto è colui che vuole togliere ogni possibilità di scarto, soprattutto per quelli che sono gli ultimi, gli emarginati, quelli che sono i primi destinatari del suo Vangelo. Ecco perché caccia fuori i cambiavalute, caccia fuori quelli che nel Tempio stanno lì a vendere ogni cosa, perché egli ricorda che l'incontro con il Signore non è un incontro attraverso il quale è possibile mettersi a commercializzare che cosa faccio io e che cosa devi fare tu a me, ma diventa invece l'occasione, l'opportunità che Dio offre ad ogni uomo di poter arrivare a Lui con un cuore sincero, un cuore anche se marchiato all'esperienza del peccato, un cuore anche se distante da Lui perché ha vissuto l'esperienza della lontananza. Ora in Cristo trova quello sposo disponibile ad allargare le braccia e ad aprire la possibilità della misericordia per ogni persona. Ora questo gesto forte e dirompente che Gesù compie, dicevo, non è il centro della pagina che abbiamo ascoltato. Il centro invece è la profezia che Gesù dice alla fine di questo gesto, che è quello attraverso il quale egli trasferisce il Tempio da un luogo geografico, da un luogo fisico, ad uno spa, ad una persona, a Lui stesso. Lui diventa il nuovo Tempio attraverso il quale è possibile passare per fare esperienza di Dio. Non un luogo di pietre, ma un luogo vivente che diventa l'occasione, la possibilità che ogni persona ha di poter sperimentare che Dio è vicino, che Dio si fa prossimo. Ma vediamo con attenzione ciò che ci dice il Vangelo. Tutti e quattro gli evangelisti, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, stanno lì a presentarci questa pagina. Ma, come dicevo, Giovanni è l'unico che la presenta all'inizio del ministero pubblico di Gesù, proprio perché egli ha in mente nel giorno di Pasqua di rendere viva quell'esperienza che era proprio dei giudei, quella cioè di poter fare pulizia in quegli azimi vecchi nei quali continuamente stavano lì a rammaricarsi gli ebrei perché il pane nuovo, e cioè quel pane senza lievito che doveva servire per celebrare la Pasqua nuova, Gesù potesse metterlo a disposizione di tutti quanti i giudei, ma di tutta quanta l'umanità che a lui si rivolgeva. Ecco allora questo gesto di pulitura, questo gesto di allontanamento di ciò che non serve, di ciò che è di più, perché Gesù vuole stare lì a ricordare che cosa è necessario togliere dalla nostra vita per sperimentare anche noi sulla nostra pelle la grandezza e la bellezza di quel passaggio che è quello che lui vivrà di lì a poco, della Pasqua di Resurrezione. Gli altri evangelisti invece propongono questa pagina del Vangelo alla fine del ministero pubblico di Gesù, sulla soglia degli avvenimenti della Passione e Morte, perché questo avvenimento diventa il motivo di scandalo ancora più grande per i capi del popolo e dunque l'occasione perché adesso quella tradizione attestata da secoli non dovesse essere tolta da questo profeta zelante che si presentava a Gerusalemme. Occorreva fermare ogni cosa. Ecco perché Gesù viene successivamente catturato e viene ucciso. L'evangelista Giovanni invece, ecco, vuole aiutarci a fare questa riflessione diversa, questa riflessione nuova. Vuole ricordarci che occorre imparare a far sì che questa pulizia che egli vive e celebra in questo Tempio diventi anche la pulizia che ciascuno di noi deve compiere nel proprio cuore. E come lo si fa? Lo si fa attraverso un incontro, l'incontro con Lui. Ma il nostro incontro oggi con Lui è possibile solo attraverso l'esperienza dell'incontro con la parola. Nella prima lettura di questa domenica ascolteremo la consegna al popolo ebraico dei 10 comandamenti, così come la nostra tradizione latina ce li propone. In verità il mondo ebraico le chiama le 10 parole, proprio ad indicare questo atteggiamento di amore e di benevolenza di Dio verso il suo popolo, queste parole, questa dichiarazione di benedizione che Dio rivolge al suo popolo. E allora ecco che ancora una volta Gesù ci aiuta a recuperare anche quelle parole, quelle 10 parole, sotto questa prospettiva nuova, non nella logica di una imposizione di comandi da osservare, ma come l'incontro significativo con quell'amante che vuole che la nostra vita sia una continua benedizione.
E l'osservanza dei comandamenti, ci ricorda l'Antico Testamento, non diventa l'occasione che noi abbiamo di poter accaparrare nei confronti di Dio qualche cosa se noi li osserviamo, ma diventano invece motivo di benedizione per la nostra vita. La nostra vita diventa significativa, sostanziosa. Non osservarli non ci mette la condizione di essere da Dio giudicati, allontanati, ma diventa per Dio l'occasione che abbiamo perduto per poter fare della nostra vita un capolavoro. Ecco allora il motivo per cui quelle parole, quelle 10 parole, come la parola di Dio, diventa il centro attraverso il quale noi possiamo davvero purificare l'interno del nostro cuore e metterci autenticamente alla sequela del Maestro. Che cosa ancora vogliamo tenere per noi dalla pagina del Vangelo che questa domenica la liturgia ci propone? Ascolteremo nella seconda lettura quell'espressione significativa di Paolo: ciò che è stoltezza per gli uomini è significativo per i credenti. È stolto e soprattutto è da pazzi vedere un uomo che compie un gesto così di ira nei confronti di tante persone che erano nel Tempio. Eppure quel gesto diventa quell'occasione drastica attraverso la quale occorre davvero cambiare mentalità. E quindi questo è anche il compito di noi cristiani. Talvolta dare una conversione alla nostra vita, cambiare totalmente il nostro modo di essere, non è possibile farlo attraverso dei gesti tranquilli o attraverso un movimento che procuri pochissima difficoltà. Talvolta c'è bisogno davvero di momenti forti, di occasioni di strappo tra il vecchio e il nuovo. Perché ci sia la possibilità davvero di cambiare vita e di essere significativi per gli altri. Ora ci vogliamo augurare in questa terza tappa di Quaresima di vivere proprio questa esperienza significativa e nuova. Occorre davvero che noi impariamo ora e non più avanti a vivere questa necessaria divisione tra ciò che è insignificante, ciò che non serve per la nostra vita, per metterci l'atteggiamento di fare nostro tutto ciò che è significativo, tutto ciò che è buono, tutto ciò che ci riempie come cristiani. Ma dobbiamo cogliere anche un'altra cosa significativa per ciascuno di noi, che ci ricorda la pagina del Vangelo che abbiamo ascoltato. E cioè questo: solamente la parola di Dio ci può mettere la condizione di essere creature nuove, di essere creature significative. Solamente questo incontro che ci purifica, come San Paolo definisce la parola, cioè quella spada a doppio taglio che entra nella profondità del nostro cuore, ecco, solamente l'incontro con questa parola ci può rendere davvero autentici testimoni del Vangelo, testimoni di una vita nuova. Che cosa ci permette di far sì che ci sia questo passaggio? Che cosa ci induce a far sì che ci sia uno strappo tra il vecchio e il nuovo? Che cosa diventa per noi emblematico perché noi possiamo davvero iniziare questo cammino di santità? Sentire che l'amore di Cristo è così significativo e importante che vuole per me il bene. E dunque, rispetto a questo grande amore, che io debbo mettermi nella condizione di percorrere strade nuove, di poter vivere situazioni nuove, di poter essere davvero sempre di più capace di sottopormi a quello che è il vaglio del Vangelo, piuttosto che il vaglio delle tradizioni umane. Se la mia vita è costruita su un dare per ricevere, se la mia vita è un amore solamente perché ci sia un interesse dietro, la mia vita diventa continuamente un fallimento. Diventa anche un culto a Dio o all'uomo che non ha nessuna risposta. Se la mia vita diventa invece servizio, diventa dono per gli altri, questa è l'occasione propizia che ci viene offerta perché possiamo essere significativi per chi cammina con noi, ma possiamo essere anche significativi e motivo di benedizione per il cammino di tutta quanta la Chiesa. Allora auguro a tutti un sereno cammino di Quaresima, auguro a tutti di vivere autenticamente questa terza tappa di questo cammino di conversione e auguro a tutti, ecco, una Pasqua serena.